Assessore Gina Lupo, assessore alla pubblica istruzione e alla cultura del Comune di Taranto, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto. Come recita lo slogan, la gioia è di tutti e di ognuno, ovvero l'invito è la sfida per l'inclusione, una inclusione a 360 gradi con riferimento alla vita sportiva, familiare, scolastica ed artistica. Beh, non potevo non aver accolto l'invito dell'associazione Mister Sorriso, dando anche il contributo sia come consigliera della parità, che ha proprio il compito, no? Di sconfiggere, di combattere le discriminazioni, ma come anche assessore alla tutela della famiglia. E per non ridurre il tutto a un momento di gioia, come sarà oggi pomeriggio alle 16 in cui si inaugurerà questo bellissimo Parco della Gioia, abbiamo voluto un momento di riflessione, perché se oggi ci sarà la gioia e il divertimento, è bene che quando parliamo di temi così importanti ci siano anche momenti seri e di riflessione. Oggi infatti parleremo, come hai detto tu Luigi, di inclusione. Bene, assessore, superare le discriminazioni, superare quelle barriere non solo materiali, architettoniche, ma anche quelle mentali, questa è la sfida del 2016. Beh, è una sfida lanciata già dalla Convenzione di New York dell'ONU, che parla di persone con disabilità del 2007, che poi è stata ratificata dall'Italia nel 2009, che per la prima volta parla di inclusion, di inclusione, lasciando dietro come obsoleti i termini di inserimento e di integrazione. Parlare di persone con disabilità significa portare l'accento sulla persona, sull'individuo, e la Convenzione dice che appunto chiama tutti noi che siamo le istituzioni a rendere attuabile poi quello che dice questa Convenzione, che appunto si parla di persone che hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, e di inclusione. L'inclusione significa stare insieme, stare con, riconoscendo loro uguali diritti.